Buonasera, questa sera avevo il piacere di esibirmi per la Fondazione Rocca dei Bentivoglio in occasione di un concerto organizzato per la rassegna Corti, Chiese e Cortili. Avrò tra l'altro l'onore di essere introdotto dal giovanissimo Mattias Antonio Glavinic, un pianista di 11 anni che aprirà il concerto con una sua esibizione. Sì, sono contento di suonare, sono carico. Allora, suonerò il bolero opera 19 di Frédéric Chopin e la sonatina di Ravel in fa diesis minore. Sono Mattias Antonio Glavinic, ho 11 anni, quasi 12 il 23 luglio. E il mio compositore preferito è appunto Frédéric Chopin. Mi piace il suo modo di comporre, molto dolce. All'inizio volevo suonare la chitarra, però visto che era un po' troppo pesante per me, non c'erano chitarre più piccole, allora ho deciso di fare il pianoforte. Io mi chiamo Simone Ivaldi e sono un pianista di Sassari, in Sardegna. Ho il piacere di essere qui per la fondazione, per la rassegna oggi, in seguito ad un concorso che ho vinto a Settimo Torinese, in provincia di Torino, ormai quasi 2 anni fa. E il programma che presenterò stasera è piuttosto variegato ed è caratterizzato da pezzi di tonalità piuttosto drammatica. Comincerò con una sonata di Scarlatti, la sonata in fa minore K466, che è di carattere estremamente drammatico, molto, molto adatta ad introdurre il programma per la successiva fantasia di Mendelssohn, opera 28. E successivamente eseguirò un pezzo sicuramente molto lontano, non solo geograficamente ma anche caratterialmente, ovvero il Fandango de Candille, il Fandango a lume di candela di Enrique Granados, un compositore iberico del secolo passato. E eseguirò come ultimo brano, come piatto forte della serata, la sonata numero 1 opera 11 in fa diesis minore di Schumann, il pezzo di maggior respiro all'interno del programma che ho proposto.